Giancarlo Canepa, la Liguria sta vivendo giornate di difficoltà legate al maltempo, tante difficoltà per i sindaci anche sul territorio in prima linea ad affrontare queste difficoltà, appunto. Sì, non è la prima volta in questi 7 anni da sindaco, mi è capitato spesso di dover affrontare emergenze come quella di questi giorni passati. Diciamo che in questo senso una riflessione andrebbe fatta e penso che una delle prime cose che andrebbero fatte sarebbe quella di distribuire maggiori risorse ai comuni destinate alla pulizia dei rii e dei fiumi, perché quelle che arrivano ad oggi dalla regione sono perimetrate. Sono calibrate sulla base della lunghezza dei rii di ogni comune, ma sono comunque risorse veramente insufficienti che bastano a malapena per procedere con la progettazione di queste pulizie, che è obbligatoria. Quindi sicuramente questo è uno degli aspetti principali sui quali si potrebbe lavorare in regione e un altro aspetto che mi viene in mente, visto che una delle polemiche che c'è stata in questi giorni è che il giorno di allerta gialla effettivamente il tempo è stato peggiore di quello con l'allerta arancione. Il nostro quadrante, quello della provincia di Savona di Ponente, il quadrante A, è veramente troppo vasto perché arriva fino a 20 miglia partendo da Caponoli. Secondo me andrebbe ristretto perché sono due bacini molto diversi, quello del Centa e quello del Roia, e con caratteristiche anche meteorologiche differenti, e potrebbe essere utile al fine di avere delle previsioni più precise anche di perimetrare questo settore. Oltre al discorso dei disagi, si apre ora purtroppo anche quello relativo al ristoro per i danni, per le attività, ma anche per i comuni. Cos'è auspicabile in tal senso? Beh sì, il giorno dopo è sempre un bollettino di guerra e ci sono tanti danni. Adesso nel mio caso e di Borghetto, grazie a Dio, non sono stati ingenti. Abbiamo avuto il crollo, vabbè, di una parete, di un rio, ma tutte cose che riusciamo anche a sistemare da soli. Però alcuni comuni hanno avuto danni ingenti e lì bisogna dare risposte immediate perché viene compromessa la viabilità in molti casi e quindi questi sono interventi che non possono essere rimandati. In questo caso anche lì la regione deve fare la sua parte, a mio avviso, e lo deve fare in tempi celeri.